Ciao ragazze, allora in questo video volevo farvi vedere i prodottini di make up che sto utilizzando tantissimo in questo periodo estivo. Allora, parto subito da che cosa parto? Parto dalla base. Allora, come sapete, se mi seguite da un po', io comunque non ho la pelle perfetta, soffro moltissimo di imperfezioni, come vedete qui ho delle macchie. Ho parecchie macchiette, adesso ho soltanto il fondo minerale di cui appunto vi voglio parlare e ho parecchie macchiette anche qui sul collo ultimamente, soprattutto durante il ciclo mi vengono fuori parecchi brufoletti e in questo periodo che fa molto caldo soprattutto questa parte del mento è molto secca e ho delle parecchie impurità. Comunque, visto il caldo, ma vista anche la mia grossa problematica di acne, non mi va di renderla finta come pelle, per cui non ho voglia di andare a fare strati su strati per coprire questi miei problemi. E per cui, tutta questa premessa per dirvi che adesso che fa caldo sto utilizzando il fondo minerale. Al momento sto provando questo qui di Benecos, che è cipria, fondo minerale, non so bene come venga identificata. Io la sto utilizzando come fondotinta, appunto. Io ce l'ho nel colore Golden Hazelnut, questo qui che inizialmente qualche mese fa era un pochino scuretto. Al momento, visto che sono un pochino abbronzata, va benissimo. La confezione è dotata di questa spugnetta che sinceramente però io non utilizzo perché non mi piace tanto l'applicazione del prodotto così, con questo tipo di applicatore, anche se so che dà una coprenza decisamente maggiore. Come lo utilizzo io? Mettendola nel coperchietto, ne metto una certa quantità, faccio due o tre passate con un pennello a setole fitte e me lo spennello. Ovviamente non mi va a coprire queste imperfezioni, non mi va a coprire niente di che, ma mi dà un bel colorito e a me va già benissimo. E tra l'altro, essendo che è in polvere libera così, sappiamo che i fondotinta minerali hanno un'ottima funzionalità per quanto riguarda le pelle grasse, in quanto vanno appunto aiutano a asciugare un pochino la pelle, e devo dire che mi sta aiutando parecchio e mi sta piacendo tantissimo. Io questo qui l'ho preso in scambio sul gruppo Scambio su Facebook, ne ho già parlato, che vi straconsiglio come gruppo di scambio, e ne sono molto 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 contenta. Quindi questo fondo minerale Benecos, che tra l'altro appunto ha un inci, essendo una marca eco bio, e costa davvero pochissimo, mi sembra forse sui 5 euro adesso se non ricordo male, e mi sto trovando davvero benissimo. Poi cosa passiamo? Passiamo al mascara. Il mascara che sto utilizzando da 3-4 mesi a questa parte è sempre questo qui, sto usando soltanto questo al momento, l'Infinity Lashes di Wycon. Dunque ne ho sentito parlare molto bene, perché è nerissimo, perché promette di dare una buona curvatura alle ciglia, un buon volume. Dunque, lati positivi di distanza di 3 mesi. Inizialmente mi piaceva subito l'aspetto positivo e che era nerissimo, e questo lo confermo tuttora, è davvero molto 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 nero rispetto ad altri mascara che ho provato. Davvero l'intensità alla prima passata si vede subito. Cosa che sto notando adesso, e un motivo per cui mi piace moltissimo, è che trovo che mi dia un grandissimo volume, soprattutto perché io immagino che comunque la ecco, vedete questo qua, lo scovolino con delle setole normalissime. Io trovo che la densità del prodotto sia aumentata, quindi al momento è un pochino più denso, ma non è quel denso che fa fare grumi eccessivi, facendo anche più passate. Ce l'ho su e non so se si vede, penso di sì, guardate un pochino, mi metto di profilo, ecco, io
Penso che da quest'occhio si veda tantissimo. Io premetto, comunque le mie ciglia non sono bruttissime, non sono sfigatelle, ho già delle belle ciglia. La cosa che mi piace da un mascara è che dia volume nel mio caso, perché comunque lunghe ce le ho già abbastanza lunghe. Come appunto vi ho fatto vedere, cioè io sono molto soddisfatta di questo mascara. Guardate qua. Cioè, io trovo che mi dia un volume favoloso, me li allunga, me li separa molto bene e ha la giusta densità, non è troppo gommoso, non è troppo denso, non è troppo liquido e con questo caldo resiste anche tutto il giorno. Io adesso lo stavo, fino a qualche mese fa, utilizzavo anche quello di Avril, che è buono anche quello, ma però noto che quello lì comunque non dura tutto il giorno con questo caldo, con queste temperature e mi ritrovavo sempre comunque la sbavatura del colore nero sotto alla palpebra inferiore. E motivo per cui appunto ho deciso di utilizzare soltanto questo, quindi lo porterò a termine, inizierò, riprenderò a utilizzare poi quello di Avril, così lo porterò a termine anche quello. Io sono contentissima di questo qui, se lo trovate, non so se ci sia ancora nei negozi Wycon, comunque online credo di sì, adesso non mi ricordo, credo che ve lo pagate 6,90 euro e sono stra contenta, mi piace tantissimo. Poi, cosa vi faccio vedere? Allora, sì, facciamo che rossettini me ne parlo alla fine. Sto adorando. Ecco, parliamo di blush. Sto adorando questi qui che mi sono composta io con l'ultima promozione delle cialde di Neve Cosmetics. C'è stata appunto la promozione del cialda party e io mi sono composta questa palettina. Sto adorando tutti indistintamente questi blush e bronzer. Bronzer, ripeto, questo qui vi avevo fatto la recensione qualche video fa, magari ve lo metto da qualche parte se vi fa piacere andarla a vedere. Questo qui è California, sono matte, non vi faccio gli swatches perché appunto vi mando quel video lì. California Chocoholic, poi questi blush sono dunque Emoticons e questo qua più acceso è dal contrario, Lotus e questo più acceso è Emoticons. Li sto usando tutti quanti, tutti i giorni o comunque spesso e volentieri e li adoro, mi piacciono tantissimo, tantissimo. Poi, sempre rimanendo in blush, sto utilizzando tantissimo questo qui, il trio Fall in Love di Benecos. È quasi monomarca questo no, scherzo, però sì, bene, costa anche questo blush super conosciuto e guardate qui il mio primo blush con il buchino, sono stracontenta. Questo qui me lo sto terminando, cioè quando si fanno i buchi nei prodotti si è sempre più invogliati a utilizzare questi prodottini qui. E questo qui io sono rimasta stupita perché non pensavo che avrei fatto così presto il buco. Solo che essendo che è molto tenue come colorazione, sulla mia carnagione non si vede tantissimo, per cui devo fare più passate. E questo è il motivo per cui lo sto consumando, però sono contenta perché comunque l'effetto è molto naturale, è setosissimo, si sfuma benissimo e dà una bella luminosità, per cui mi fa piacere soprattutto adesso d'estate, se magari devo uscire qualche ora, so che qualche ora mi tiene e quindi va benissimo, mi piace moltissimo. Io uso sempre tutto assieme, non distinguo mai i singoli colori. E mi sta piacendo tantissimo e spero di finirlo, insomma, di non portarmelo fino alla prossima stagione. Poi, altro blushino che mi sta piacendo tanto e che sinceramente era tanto che non utilizzavo, che ho sempre messo da parte perché in polvere libera e io odio la polvere libera,
E questa mini size di Neve Cosmetics, il Cherry Flower, mi sta piacendo tantissimo, soprattutto perché regala, ecco, guardate, regala una grandissima luminosità e mi dura tantissimo. Sono rimasta davvero, non me lo ricordavo così duraturo e sono rimasta davvero sorpresa. Vediamo se riesco. Dunque, io di qua lo vedo. Spero che si veda, è luminosissimo. Spero che si veda, ragazze. Mi piace tantissimo il Cherry Flower. È un rosa malva quasi, direi, con delle pearlescenze, molto luminoso, pearlescenze dorate. Molto, molto, molto carino. Poi, rimanendo sempre in blush illuminante, mettiamoci in mezzo l'illuminante anche, sto adorando, lo sto utilizzando moltissimo, devo dire, questo prodotto qui, della Pupa, che era uscita con qualche mese fa con la collezione Coral Island, e questo qui è l'illuminante, l'unico illuminante che hanno fatto il Golden Touch, che hanno fatto in questa collezione. Il prodotto è questo qui, ma lo conoscerete tutte, con il corallo in alto rilievo. Sarebbe così, però tanto lo conoscete tutte. E lo sto adorando perché sto utilizzando questa parte dei blush, questa parte appunto rosina come blush, ed è molto luminoso. E sto usando tantissimo, non si vedrà però è un po' scavatino, la parte dell'illuminante, questo qua più chiaro, appunto qui sull'arco, sotto l'arco sopraccigliare mi piace tantissimo come mi sta. E questo qui come mischiato a volte, o soltanto questa parte più scura, appunto come per scaldare un pochino l'incarnato, neanche più di tanto come ce la posso fare, come contouring, perché non è scurissima e poi è tutta brillantinata come parte, quindi non è opaca, però per scaldare l'incarnato, o a volte anche proprio così per dare luminosità al viso, è favolosa, mi piace tantissimo, la sto davvero utilizzando moltissimo. Sì, come terra anche, che però sto più usando veramente come illuminante nella piega dell'occhio, mi piace tantissimo. E questa terra illuminante, terra blush barra illuminante, nel colore argilla di Bottega Verde, che ha fatto appunto questi prodotti. Mi sembra che ci fossero due o tre colorazioni. Questo qui che ho preso in super promo appunto all'outlet Bottega Verde, e c'era la promozione in quel momento, io l'ho pagato soltanto 1,50 euro perché c'era lo sconto del 70 sul secondo prodotto, e mi piace tantissimo appunto perché sulla mia carnagione ci sta benissimo, mi piace tantissimo nella piega dell'occhio, metto solo lui. Ha delle pearlescenza, è molto proprio color argilla come il suo nome, ed ha delle pearlescenze, ecco, si vede benissimo, è molto luminoso, vediamo se si vede, comunque sì, il colore è argilla appunto, e guardate qui si vede, sì, ci sono tutti i brillanti. E calcando appunto nella piega dell'occhio mi piace tantissimo perché mi dà giusto un po' di profondità e luminosità, mi piace moltissimo. Anche utilizzato appunto per qui sopra lo zigomo per riscaldare un pochino l'incarnato, è molto bello, fa il suo effetto. Poi come base occhi,
quindi poi passiamo agli ombretti di conseguenza. Sto usando tantissimo, tantissimo, me l'ho comprato da una settimana, però nell'ultima settimana proprio lo sto usando moltissimo come base, come primer occhi, questo matitone che conoscerete tutto, nella Kiko Long Lasting Stick, nel numero 28, che è questo color rosa cipria, diciamo, che sul mio incarnato spicca tantissimo. Lo sfumo su tutta la palpebra mobile e lo uso come base. Mi dura tantissimo, non mi fa andare gli ombrettini nelle pieghe e mi piace veramente tanto. Ho preso in promozione a 2,80 euro, non mi ricordo, comunque forse ci sono ancora in promo adesso questi, se non erro. Poi passiamo agli ombrettini. Un ombrettino che sto adorando, davvero, che mi piace tantissimo, ho usato solo lui, è questo qui di Essence, della linea I Love Nude. Questo qui è il colore 04, Sweet Like Chocolate, e mi piace tantissimo, proprio tanto. È un rame, un color rame particolarissimo, davvero, davvero, davvero bello. Usato da solo, no, non si vede, si perde un po'. Aspettate, vediamo se ve lo metto qui. E a me piace da morire, piace proprio da morire. Spero che si veda, è proprio fantastico. Scusate un attimo, ragazze, vogliamo fare una prova. Arrivo subito. Eccomi. Allora, vediamo se... Eccolo qui. È un colore... cerco magari di farvi una foto alla luce del sole. Scusatemi, ma io... questo è l'orario in cui posso fare video. E di conseguenza, ecco, forse è così. È fantastico, ho usato solo lui e sfumato bene nella piega, è meraviglioso, guardate qui, è proprio bello. Ho pagato 3,14 euro, mi pare, è fantastico. Che tra l'altro ho guardato poi successivamente, dopo averlo comprato, il video di Clio dove fa la recensione appunto di questi ombrettini, e quello che promuove a voti più alti è appunto lo 04 Sweet Light Chocolate, quindi sono stata brava, ho scelto anche bene. E questo qua mi sta piacendo davvero tantissimo, guardate, è rimasto tantissimo ancora qua, favoloso. Poi vi ricito gli ombrettini che di cui vi ho parlato recentemente in qualche video nel haul di Avril. Sto usando per fare i miei sfumature semplicissime base sugli nude sempre i miei adorati ombrettini dell'Avril. Ve li ricito. Questo qui è Canel Matte, che adoro. Che lo metto appunto su tutta la palpebra e nella piega, e per intensificare la piega questo qui che è Caffè. Quindi questi due li sto utilizzando moltissimo. Poi ombrettini finiti, passiamo ai rossettini e poi vi abbandono per questo video, ce la posso fare. Allora, una grande scoperta che sinceramente non pensavo che mi sarebbero piaciuti, ma ne ho preso uno per attratta appunto dal fatto che c'era la promozione 5,90 o 6,90 da questo pane qualche tempo fa, e il rossettino di questa linea qui in edizione limitata della Deborah, adesso c'ho un vuoto di memoria, Deborah Milano, sì. Io l'ho preso nel colore 03. Dunque, non sapevo tanto se acquistarlo o meno, perché sono colori molto, 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 non sono opachi, insomma. Sono un po' lucidi, ecco, ce l'ho fatto, ho trovato il nome.
e sono un po' lucidi. E a me in genere tendenzialmente appunto i rossetti lucidi non mi piacciono. Ma mi sono ricreduta perché a parte il colore è fantastico, ma mi sono ricreduta per la durata. Io pensavo che non sarebbero durati una cippa. L'ho messo questo qui con sotto, se non erro, la matita, la lip liner della Essence, se non ce l'ho qua dietro, mi sembra la Blueberry, Barberry, Berry qualcosa, insomma. E mi è durato tantissimo. Mi sarà durato 4-5 ore mangiando e bevendo. E quindi ne sono rimasta veramente entusiasta. Mi è piaciuto tantissimo, lo sto utilizzando parecchio. Non me lo recensisco più tanto perché tanto ci sono persone più brave di me che hanno già fatto recensioni apposite, parlato e riparlato. Mi piacciono, almeno mi piace lui, non penso di comprarne altri, però mi è piaciuto tantissimo. Questo è il colore che mi ha colpito di più, lo 03 appunto. Ma poi vi parlo ancora di altri tre rossettini e ho finito. Allora, l'ultimo acquisto rossettoso del periodo è una delle ultime colorazioni uscite di Mulac. Quello che mi ha colpito di più. Dunque, era questo e un altro. Poi però ho detto, vabbè, poi farò magari un altro ordine più avanti, dovessero uscire delle altre novità. E ho preso quello più tranquillo, tra virgolette, più chiaro, che insomma si adatta meglio alla stagione. E vi parlo di Puff Rose. Dunque, tutta la pubblicità che si trova sul sito ufficiale è della stessa Cindy che porta sti rossetti, lei è bellissima, poi porta sti rossetti, qualsiasi rossetto si mette lei addosso, le stanno un incanto. E questo rossetto su di lei è molto rosa, è un colore particolarissimo, che è questo qui. È favoloso, è bellissimo, è davvero, secondo me, portabilissimo da chiunque, è delicato, però allo stesso tempo è un colore molto particolare e mi ha colpito tantissimo, lo adoro. Lo adoro, ha sempre lo stesso profumo delicato, a mio parere, buonissimo, particolare. Questo colore è fantastico, secondo me sulle more sta benissimo. E io adoro i rossetti Mulac, sono favolosi, davvero bellissimo questo colore. Un rosa antico, però è più forte. Un rosa antico, ma molto intenso, molto carico, di una femminilità estrema, elegante, raffinato. Mi ha colpito subito, bellissimo. L'altro che mi aveva colpito era Cherie, che infatti lo vedo indossato da tantissime, tante l'hanno preso ed è veramente un colore favoloso e penso che lo prenderò poi magari quest'autunno, me lo concederò al compleanno perché è veramente favoloso, bellissimo. Poi, un po' in, come si dice, ce la posso fare in concorrenti opposti di Mulac, ci sono i rossettini di Vakaim di Nabla. Dunque, quelli che sto usando tantissimo nell'ultimo periodo e sono praticamente gli ultimi acquisti, appunto. E io ho preso. Guardate, ne ho dimenticato un altro di là. Ve lo farò vedere un'altra volta. Allora, ci sono Vertigo e Pantarei. Li sto usando tantissimo. Questo qui è Pantarei, ve lo faccio vedere qui. È un colore anche questo davvero elegante, favoloso questo. Questo qui è Pantarei e Vertigo, che è un colore molto più particolare che veramente adoro, anche questo che uso molto volentieri, mi piace. Non so descrivere quanto mi piacciono questi rossetti. Favoloso. Pantarei e Vertigo. Sono di una morbidezza estrema, si stendono veramente in una maniera come fossero burro
Una volta che si fissano, ci vuole, dipende poi dal tipo di labbra che abbiamo, che ognuno di noi ha, eccetera, eccetera, per una buona mezz'oretta, per essere sicuri, si fissano davvero, non vanno via né mangiando né bevendo, durano tantissime ore. La differenza con quelli di mula è che sono molto più, appunto, burro nella stesura, però la differenza tra una casa e l'altra, e c'è cioè, mula ha dei colori molto più, non lo so, più particolari, più intriganti forse, più sbarazzini, mentre quelli di Nabla sono sempre bellissimi, fantastici, ma appunto si contraddistinguono per queste caratteristiche, a mio parere, appunto, Mulak ha una corposità, il prodotto più densa, sono un pochino più duri i prodotti da stendere, ci vuole un pochino più di pazienza, tra virgolette, nello stendere e i colori sono veramente boom, potenti, potenti e quelli di Nabla hanno una stesura burrosa, fantastica, scorrono e poi si fissano in una maniera eccezionale. Insomma, secondo me davvero prodotti eccelsi sia gli uni che gli altri. E basta, basta. Questi sono i prodotti che appunto sto utilizzando di più in questi ultimi mesi di caldo. E niente, li adoro, che posso dire, mi piacciono tantissimo. E boh, niente, fatemi sapere se avete consigli, domande, tutto. Io spero di avervi fatto compagnia, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi mando un bacio grandissimo, ciao!